Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e oggi parleremo di un bellissimo monumento dedicato al celebre compositore Ludwig van Beethoven, che si trova nella città di Bonn. Scopriamo assieme la sua storia e ovviamente un paio di aneddoti che lo riguardano e di come il famosissimo pianista e compositore Franz Liszt fu fondamentale in tutta questa vicenda. Dunque, sigla. Beethoven lo ricordiamo come uno dei più grandi compositori della sua epoca. Nacque a Bonn il 17 dicembre 1770. Dopo la sua morte, avvenuta il 26 marzo 1827, vi fu il desiderio da parte della sua città natale di creare un monumento a perenne ricordo del celebre concittadino. Il primo ad avanzare l'idea del monumento nel 1828, dunque un anno dopo la morte di Beethoven, fu Karl Heinrich Breitstein, musicologo e docente all'Università di Bonn. Tuttavia la sua proposta fu purtroppo accantonata, ma non per mancanza di interesse, ma per il sopraggiungere di altre priorità. Infatti era da poco sopraggiunta un'epidemia di colera e dunque la statua di Beethoven non fu considerata di urgente realizzazione. Tuttavia, passata quest'ondata di colera, qualche anno più tardi l'idea fu ripresa e fu fondata addirittura un'associazione a tale scopo, ovvero l'Associazione per il Monumento di Beethoven, capeggiata dal presidente August Wilhelm von Schlegel. Partì così, il 17 dicembre 1835, una raccolta fondi internazionale per la realizzazione del progetto, nel tentativo proprio di spronare musicisti, editori e sangue blu di tutto il continente verso un sostegno economico. E in effetti ottennero degli illustri sostenitori come Ludwig I di Baviera e Friedrich Wilhelm IV, ovvero il legittimo successore al trono di Prussia. Ma purtroppo quanto raccolto non era sufficiente. Luigi Cherubini, famoso compositore, promise inizialmente di sostenere un concerto proprio per dedicare i proventi alla raccolta fondi, ma poi cambiò idea. Ignaz Moscheles, virtuoso del pianoforte, tenne un concerto a sostegno di questa iniziativa, ma pare che purtroppo non ci fosse molto pubblico e dunque fu praticamente inutile. Nel 1836 il compositore Robert Schumann, venuto a conoscenza di questa iniziativa, si dimostrò in un primo momento non concorde, pensando innanzitutto che fosse impossibile rappresentare la grandezza di Beethoven con un semplice monumento e che in ogni caso non fosse Bonn il luogo perfetto dove realizzarlo, pensando invece ad una grande città, ad esempio come Vienna, e quindi una città legata al compositore, molto più grande, con molto più turismo e artisticamente anche molto più importante. È da dire che però cercò di essere comunque utile all'iniziativa, chiese al suo editore di destinare tutti i ricavi della sua composizione Fantasie Opera 17 proprio alla costruzione di questo monumento, che originariamente portava infatti il nome di Oboli sul monumento di Beethoven, rovine, trofei, palme, grande sonata per pianoforte per il monumento di Beethoven. Un bellissimo gesto che però non ebbe purtroppo un buon esito. Infatti Schumann mandò la richiesta a più editori, Kirstner e Haslinger, ma questi rifiutarono l'iniziativa. Nel 1838, dunque 3 anni dopo l'inizio di questa raccolta fondi, erano stati raccolti solamente 424 franchi e 90 centesimi. Una somma comunque importante, ma non sufficiente per la costruzione, ma di neanche metà del monumento. Tuttavia, l'eco di questa raccolta fondi ormai arenata, raggiunse nel 1838 anche Franz Liszt, che rimase sbalordito da quanto poco fosse stato raccolto in quegli anni, definendolo addirittura in una lettera a Berlioz una vile elemosina, soprattutto pensando all'immensa fama di cui Beethoven aveva goduto nella sua epoca.
Liszt decise così di dare un bellissimo slancio a questa iniziativa, dapprima con una donazione di ben 10.000 franchi, coprendo così per un quarto il costo dell'intero monumento. Ed inoltre proseguì questa raccolta fondi anche durante i suoi concerti, portando quindi alla massima notorietà l'iniziativa e venendo presto bonariamente definito il patrono di Beethoven. Liszt tenne per questa occasione anche due concerti, il 25 e 26 aprile 1841 al Conservatorio di Parigi, proprio assieme a Chopin, e pensate che fu l'ultima volta in cui i due si esibirono assieme. Tuttavia, tanta generosità da parte di Liszt pretendeva comunque un vincolo, ovvero Liszt voleva che lo scultore fosse il fiorentino Lorenzo Bartolini. Questo era probabilmente dovuto al fatto che Liszt aveva già commissionato a Bartolini un suo busto proprio l'anno precedente, e visto che era rimasto assolutamente soddisfatto, definendolo addirittura il primo scultore d'Italia, voleva dunque essere sicuro che anche Beethoven potesse godere dell'intervento di un grandissimo artista, con una splendida statua marmorea che celebrasse il genio di Beethoven. Ma le cose, si sa, non sono mai semplici, e l'associazione accolse con grandissima gioia tutte le donazioni di Liszt, ma iniziarono presto a cercare di eludere un po' le condizioni imposte, un po' perché desideravano che il monumento fosse creato da un tedesco e non da uno straniero, un po' perché ritenevano che il marmo non andasse bene, ma che per i vari agenti atmosferici fosse da considerarsi migliore il bronzo. Insomma, alla fine riuscirono a far accantonare l'idea di affidare l'incarico allo scultore Bartolini. Tuttavia servivano ancora ulteriori fondi e nel 1841 nacque un'altra iniziativa. L'iniziativa partì dall'editore italiano Pietro Mecchetti, che, originario di Lucca, aveva ideato questa cosa. Praticamente lui voleva creare un album di composizioni per pianoforte composte proprio per l'occasione da grandi artisti, e tutti i ricavi sarebbero stati destinati per la costruzione di questo monumento. Aderirono all'iniziativa grandissimi musicisti, tra cui Liszt, Chopin, Czerny, Mendelssohn, Moscheles, Thalberg, insomma i più grandi pianisti virtuosi dell'epoca non mancarono all'appello. L'album riportava proprio sulla copertina un ipotetico monumento dedicato a Beethoven, mentre riportava alla fine la raffigurazione della casa natale di Beethoven a Bonn, la residenza a Vienna dove il compositore morì e il monumento funebre presso il cimitero di Währing a Vienna. Il tutto come se fosse appunto un invito all'acquisto per la necessità che tutti i luoghi beethoveniani avessero un giusto ricordo, coronati appunto da questo monumento. Questa iniziativa portò alla raccolta di ben 1300 talleri, un'ottima somma che, aggiunta a tutto il resto, portava finalmente a compimento la raccolta e poteva così dar via all'inizio dei lavori. Nel frattempo, nel 1840 era stato lanciato un bando in cui gli scultori dell'epoca potevano presentare una loro bozza del monumento in modo da poter scegliere così la proposta migliore. Purtroppo però la cosa non fu ben pubblicizzata, cioè non resero noti i nomi dei membri della commissione. Quindi è molto probabile che molti artisti illustri abbiano semplicemente sottovalutato l'iniziativa e così non vi parteciparono i più grandi scultori tedeschi dell'epoca. Tuttavia furono nominati vincitori del bando Ernst Julius Haenel e Gustav Bläser, entrambi giovanissimi scultori, in realtà astri nascenti della miglior scuola tedesca di scultura. Tuttavia il loro progetto risultò molto più dispendioso di quanto immaginato e soprattutto costava più di quanto era stato raccolto fino a quel momento. Ricordiamo infatti che era ancora il 1840 e che la raccolta fondi terminò ben 2 anni più tardi. Dunque Haenel acconsentì alla realizzazione del progetto solamente a fondi raccolti, quindi nel 1842. La realizzazione della statua fu ad opera dello scultore di Monaco Schwanthaler. La statua fu poi fusa in bronzo da Jakob Daniel Burgschmidt. Il posto designato fu la Misterplatz a Bonn, una piazza proprio centralissima, il posto ovviamente più indicato dove ricordare il grande Beethoven, ma questa scelta fu ampiamente osteggiata, soprattutto dal regnante Friedrich Wilhelm III di Prussia,
che sperava in realtà di poter lui occupare un giorno con una sua statua un luogo così importante, così centrale. Ed in effetti il posto nella piazza, proprio davanti alla cattedrale, sarebbe un luogo dove mettere statue di re. Ma alla sua morte, nel 1840, il figlio Friedrich Wilhelm IV, che gli succedette, nonostante fosse anche lui alquanto restio a cedere quella posizione reale, alla fine cedette. La data di inaugurazione doveva essere il 6 agosto 1843, ma slittò di ben 2 anni. Destino volle così che Schlegel, il presidente dell'associazione del monumento, colui che aveva fatto partire tutto questo enorme progetto, in realtà non vedesse mai la sua inaugurazione, poiché morì il 12 maggio 1845. Nel 1845 si iniziò ad organizzare la prima edizione del Beethovenfest, un evento creato appositamente per celebrare il 75° anniversario della nascita del celebre compositore. Dovevano essere presenti 3.000 partecipanti e, non essendoci nessun luogo che potesse in realtà contenere tante persone per i concerti previsti, fu costruita una sala in legno in fretta e furia, ovvero in poco meno di 2 settimane. La sala Beethoven, il cui costo fu sostenuto interamente da Liszt. Il 10 agosto fu il primo giorno di festeggiamenti, dove il compositore tedesco Louis Spohr diresse la Missa Solemnis e la Nona Sinfonia. Il monumento, che fu a tutti gli effetti il primo monumento commemorativo creato per Beethoven, fu inaugurato così il 12 agosto 1845. La mattina fu celebrata la messa in cattedrale, dove fu eseguita la messa in Do maggiore, e poi, a seguito, la cerimonia ufficiale. Presenti alla cerimonia di inaugurazione vi erano le più grandi personalità dell'epoca: il re Friedrich Wilhelm IV di Prussia con la consorte, il principe Alberto di Sassonia e l'arciduca Friedrich d'Austria. Ma non mancavano celebri musicisti come Berlioz, Meyerbeer, Moscheles o la grande cantante Pauline Viardot. E qui arriva l'aneddoto. La statua fu ovviamente coperta in modo da renderla visibile solamente nel momento clou della cerimonia, e visto l'arrivo di moltissime celebrità vennero posizionate anche delle tribune in cui appunto le personalità più importanti potessero accomodarsi. Ora immaginate la scena: la statua coperta, tutti pronti sulla tribuna, trepidanti nell'attesa, con tutta la popolazione attorno, 3.000 persone, insomma, scoprono la statua e Beethoven è di spalle. Avevano posizionato tutto questo ambaradan dal lato sbagliato. Ovviamente, invece di scoppiare l'applauso, tutti rimasero senza parole, erano tutti esterrefatti e non capivano se si trattasse di uno scherzo di altro. Anche il cerimoniere tentò di sdrammatizzare dicendo: "Lor signori perdonino, in vita era un po' zotico e tale è rimasto anche dopo la morte." Che dire? Come aggiungere imbarazzo ad una situazione già imbarazzante? Ora scommetto che siamo tutti rimasti senza parole. Cioè, dai, povero Beethoven, che era un carattere particolare, insomma, lo sappiamo, è risaputo, ma dopo tanto penare per avere questo monumento, ma neanche un'inaugurazione adeguata, insomma, sembra davvero una barzelletta. Comunque è un aneddoto e non abbiamo proprio la certezza storica che le cose siano andate realmente in questo modo, anche se un quotidiano dell'epoca raffigurò l'immagine di questa cerimonia. Ed in effetti si può notare che la struttura dell'autorità stava davvero alle spalle di Beethoven. Dunque, chissà. Abbiamo inoltre la certezza storica che l'organizzazione fu davvero imbarazzante, che vi fu inoltre una sorta di gara tra musicisti che volevano eseguire le loro composizioni in quell'occasione, anche magari senza alcuna attinenza a Beethoven, solo per mettersi in mostra, visto che l'evento comunque richiamava migliaia di persone. Insomma, fu un po' un caos generale, in cui oltre alla musica c'erano anche tantissime ragioni di interesse.
Guardando la statua notiamo immediatamente l'espressione di Beethoven, riflessivo, pensieroso, con lo sguardo rivolto al cielo, come se proprio dal cielo gli stesse giungendo un'ispirazione musicale. Dunque un modo artistico per sottolineare che la bellezza della sua musica era tale che poteva aver tratto ispirazione solamente dal divino. Tra le mani tiene infatti una penna e dei fogli, un quaderno, come se fosse pronto a comporre, a tradurre quell'ispirazione divina in musica. Non dimentichiamo inoltre di osservare il piedistallo su cui poggia la statua, riccamente decorato da dei bassorilievi che rappresentano proprio delle figure mitologiche: la fantasia, la musica sacra, la sinfonia e la musica drammatica. Il tutto abbellito da ghirlande di fiori a sublimare la bellezza del monumento. Si può osservare inoltre che il monumento fu concepito davvero in modo particolare perché Beethoven è in abiti contemporanei, intendo contemporanei al progetto, dunque uno stile d'abito che Beethoven di certo non aveva mai utilizzato durante la sua vita. Certo, erano passati 18 anni dalla morte di Beethoven, non 100, però quella fu decisamente una scelta singolare, forse a voler evidenziare l'attualità che Beethoven ancora aveva, come se fosse stato ancora in quel momento tra tutti loro, tra le strade di Bonn. Alla cerimonia seguì un concerto pomeridiano dove Liszt suonò e diresse l'orchestra, formata dai migliori musicisti della zona, e la cerimonia si chiuse con uno spettacolo serale pirotecnico, un qualcosa che definirono assolutamente spettacolare. Il giorno dopo vi fu inoltre un concerto di ben 4 ore dove Liszt eseguì anche una particolare composizione creata proprio per l'occasione, la cantata festiva per l'inaugurazione del monumento a Beethoven a Bonn. Ovviamente c'è un altro aneddoto, forse ancora più divertente e allo stesso tempo più tragico del primo. Vi racconto insomma che cosa successe dopo questo concerto. Al termine delle 4 ore di musica era stato organizzato infatti un ricevimento presso l'Hotel der Stern con ben 550 invitati. Tra essi, oltre all'immancabile Liszt, vi era anche Lola Montez, una famosa ballerina e attrice teatrale che, guarda caso, era proprio l'amante di Ludwig I di Baviera. Lei non si sa per quale motivo, forse l'allegria generale, forse un bicchiere di troppo, insomma lei ebbe la sventurata idea di mettersi a ballare su un tavolo in mezzo a tutti gli invitati, provocando così l'imbarazzo generale. Fu invitata a calmarsi, ma lei iniziò anche a protestare e protestò anche per il posto a tavola che le avevano assegnato, perché lei ne preferiva un altro, mandando così all'aria tutta l'organizzazione già precaria. Ma il fatto più allucinante è che lei sostenne di essere stata invitata da Liszt, cosa che non sappiamo se fosse vero o meno. Ma il contegno che lei ebbe fu così imbarazzante da far sì che Liszt non fu più invitato a partecipare ai festeggiamenti beethoveniani, quelli che si tennero proprio a seguito nel 1870. Insomma, la signorina aveva destato un tale scandalo che Liszt fu accusato di averla invitata e dunque fu estromesso dai futuri festeggiamenti per una colpa che in realtà non era nemmeno sua. Dopo tutto l'impegno di tempo economico che lui aveva messo per realizzare quel monumento, vabbè. In compenso gli regalarono un pezzo di terra a Bonn, probabilmente nella speranza che Liszt fosse interessato a trasferirvisi. Chiaro che la presenza di un grande artista quale Liszt era avrebbe portato ulteriore lustro alla città di Bonn, ma è inutile che vi dica che Liszt non vi andò mai ad abitare. Volevano inoltre dedicare a Liszt una strada, ma anche questa fu una proposta che finì nel nulla perché Liszt rifiutò. La statua è tutt'oggi visibile, anzi è più splendida che mai visto che è stata pulita e restaurata proprio a gennaio 2022 e pensate che i lavori per riportarla all'antico splendore sono durati ben 6 mesi.
Dunque, per chi passasse da Bonn, una sosta al Münsterplatz è assolutamente d'obbligo, sia per rendere omaggio al grande Beethoven, sia per rievocare con la nostra immaginazione quella particolarissima inaugurazione. E ora ditemi quanti di voi sono stati a Bonn e hanno visto questo monumento e se conoscete altri aneddoti riguardo a questa inaugurazione. Vi prego, condivideteli con tutti noi. Il video è dedicato a Lorenzo Di Loreto, che ha richiesto di trattare la storia di altri monumenti dei grandi musicisti, quindi se avete anche voi qualche argomento che vi interessa potete segnalarlo tranquillamente. Io vi ringrazio per essere rimasti fin qui con me e noi ci ritroviamo il prossimo giovedì con un nuovo video. Ciao ciao!